Ciao a tutti, oggi decoriamo una bottiglia di salsa piena con questo bellissimo stencil con delle farfalle. Vediamo come si può lavorare con lo stencil direttamente sulla bottiglia. Innanzitutto dobbiamo fissare lo stencil con della carta gommata sulla bottiglia di vetro. La bottiglia prima è stata pulita bene perché se ci sono delle tracce di polvere o di unto la carta gommata non si attacca bene. Si tratta di uno stencil di materiale resistente ma flessibile in modo che possa seguire la forma cilindrica della bottiglia. Una volta fissato lo stencil, utilizziamo della plastilina. La plastilina ha la caratteristica di non seccarsi, quindi è riposizionabile e si può usare ogni volta che si vuole perché non si secca. Allora, innanzitutto mettiamo i pezzettini di plastilina su una tavoletta di plastica. Non direttamente sul tavolo. E poi a questo punto fissiamo in tre punti la bottiglia con la plastilina. Bastano proprio pochi grammi, dei pezzettini da 1 cm per fissare la bottiglia, in modo da non doverla tenere in mano mentre si lavora. E poi, come si può vedere, abbiamo utilizzato una tovaglietta di plastica proprio perché così si può girare il lavoro a seconda di quello che stiamo facendo. Ecco, in questo modo noi giriamo la tovaglietta di plastica in modo che la bottiglia, a seconda del punto dove stiamo lavorando, sia più comoda. Utilizziamo una fresetta diamantata a forma cilindrica. E cominciamo a lavorare. Se vi interessano stencil di vari tipi e plastilina, li trovate insieme a tante altre cose sul nostro sito elettronicadidattica.com. Iniziamo ora la lavorazione direttamente con la punta sul vetro e seguiamo la forma dello stencil come se si trattasse di colorare con dei pennarelli. Lo stencil, come dicevo, è di materiale resistente e quindi non si rovina, nonostante la punta diamantata giri ad alta velocità. E andiamo a riempire tutti gli spazi. Il lavoro è un po' lungo, ma molto semplice, alla portata di tutti, proprio perché non richiede nessuna particolare capacità, si va semplicemente a riempire gli spazi dello stencil e quindi poi alla fine avrò quella decorazione. Ogni tanto col pennello tolgo la polvere che si va a formare. Ecco, qui vediamo delle fresine diamantate, proviamo ad utilizzarne una un po' più grossa per le parti più ampie da riempire. Ovviamente però questa fresa grossa non mi permetterà di andare a fare i contorni precisi. Qui invece sono passata ad una fresa con la punta, proprio per seguire molto precisamente il contorno dello stencil.
con la parte laterale della punta posso andare a riempire bene e a rendere omogeneo tutto lo spazio che è stato decorato. Come si vede, ogni tanto, a seconda della posizione, giro la tovaglietta su cui è stata fissata la bottiglia con la plastilina, in modo da essere più comoda a seconda del punto dove sto lavorando. Ora proviamo a cambiare la punta. Sostituiamo la punta diamantata con un'abrasiva e vediamo che c'è una notevole differenza. Anche questo tipo di punte può essere utilizzato per incidere il vetro, ma sono molto meno precise rispetto a quelle diamantate. In questo caso non riesco a seguire con precisione la forma dello spazio che devo andare a riempire. Rispetto alla fresa diamantata, queste punte sono un po' più grossolane e non mi permettono di essere sufficientemente precisa nel lavoro. Possono andare bene per i riempimenti ampi, ma preferisco decisamente usare una punta diamantata. Inoltre, queste frese abrasive si consumano molto facilmente. Ecco, qui vediamo che la punta si è già in parte consumata. Non so se si riesce a vedere, ma comunque ha già cambiato forma, quindi preferisco tornare a lavorare con la punta diamantata. Ed è possibile vedere quanto sia più precisa proprio nell'andare a seguire i contorni. Tenendo questa punta conica inclinata si riesce a riempire e a rendere tutto molto bene uniforme.
l'altra metà della farfalla invece voglio farla in un modo diverso, quindi segno soltanto i contorni senza riempire. Ora provo a togliere lo stencil per vedere il risultato ottenuto. Vediamo la parte incisa e riempita e invece la parte di destra con solo tracciato il contorno. Vi aspetto per il prossimo video per vedere il risultato finale. Spero che questo vi sia piaciuto e vi sia servito. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica. Visitate il sito elettronicadidattica.com e vi aspetto per il prossimo video. Ciao a tutti!